Buongiorno, in questo video parleremo del ripiegamento della quarta armata, quindi i motivi per cui, e scopriremo quindi i motivi per cui la quarta armata si trovava nel 1918 in grappa, e poi parleremo della presenza e di quali reparti sono stati presenti o hanno fatto perno a Romano De Zelino come posizione o come logistica. Eccoci qua, questa è una mappa molto interessante, è una mappa del nord-est in definitiva, dove si sono svolte tutte le azioni che hanno interessato l'esercito italiano da Caporetto in poi. Perché da Caporetto in poi? Perché il ripiegamento della quarta armata è dovuto proprio al fatto che la seconda armata era stata sconfitta a Caporetto e di conseguenza tutto l'apparato, poi vedremo, vi spiegherò, ha dovuto ripiegare su altre posizioni. Allora, innanzitutto vediamo dov'era sistemata la quarta armata. La quarta armata dall'inizio della guerra aveva preso in consegna tutte le nostre montagne dal Brenta fino alla Carnia, quindi era schierata partendo dalla valle del Brenta, quella qua vedete, da Ospedaletto, Strigno, dove avevamo la nostra prima linea, lungo tutte le nostre montagne, era schierata fino al Monte Cullar, era già nelle Alpi Carniche. Dal Cullar poi fino al Monte Canin, c'era, eccolo qua, il Monte Canin, c'era il gruppo della Carnia, che era un corpo d'armata a sé stante che aveva il controllo di queste montagne, che erano particolarmente importanti perché facevano da cerniera e da unione tra la seconda armata, che era schierata sull'Alto Isonzo, e la terza armata, che era schierata invece sul Basso Isonzo. Allora, vediamo nel dettaglio la quarta armata, che è quella che interessa più noi, dov'era esattamente schierata e come. Allora, partiamo da ovest, quindi dal Brenta, e qua avevamo schierata in questa posizione a Ospitaletto c'era la 51esima divisione, seguiva poi la 15esima divisione. A seguire la 56esima divisione, la 17esima divisione, eccola qua, la 18esima divisione, che vedremo, ecco, focalizzatevi un attimino sulla 17 e la 18, poi capirete per quale motivo. Poi avevamo il gruppo, questo verdino qua, vedete che è molto grande, molto grande, ed era il gruppo Bencivenga, che combatteva su tutte le nostre montagne più alte, perché andava dalla zona delle Tofane, quindi dal Col del Bois, tanto per capirci, fino al Monte Peralba. Gruppo Bencivenga. Poi avevamo naturalmente, ecco qua, questo è il 24esimo corpo d'armata, che andava dal Peralba fino al Monte Cullar. E poi interessante, ecco qua, questa predisposizione, vedete questi tratti rossi? Questo era il gruppo, era la fortezza Cadore Mahé, era una fortezza che era posizionata sulla linea gialla. Che ve la faccio vedere la linea gialla, questa, vedete, sono queste palline gialle che partivano, guardate, eccole qua, partivano addirittura dal Monte Ortigara in origine e proseguiva poi su tutte le nostre montagne in una linea molto
molto difendibile, molto ben protetta. Passavano sul Cimonega, tanto per capirsi, poi continuavano per il Monte Civetta, quindi Monte Civetta, la Frattazza. Poi arrivava l'Antelao, le Marmarole, passava sulle Marmarole, poi il Monte Tudaio dove c'era un forte nostro, quindi faceva un po' la linea dei vecchi forti dove era possibile, Monte Tudaio, Casera Razzo, no? E arrivava quindi in Carnia. Questa linea difensiva era una linea che era stata prevista già dall'inizio della guerra ed era una linea sulle cui posizioni noi dovevamo, in caso di attacco oppure di pericolo di sfondamento austriaco, di attacco austriaco, dovevamo portarci per meglio difendere le nostre montagne. Quindi era la prima linea vera e propria di difesa importante delle nostre montagne dolomitiche. E su questa linea erano posizionati dei reparti che le tenevano sotto controllo. Poi avevamo questo gruppo, questo è il gruppo Nassi e il gruppo Bencivenga, eccolo qua. Ok? Che erano anche loro posizionati, questi gruppi erano posizionati in quel momento, erano in riserva. Riserva cosa vuol dire? Che non erano in linea. Quindi, riassumendo, i reparti che erano in linea, che componevano la quarta armata, erano il primo corpo d'armata, poi avevamo il nono corpo d'armata con la 18esima divisione, la 17esima divisione, il 18esimo corpo d'armata con la 56esima divisione, con la 15esima divisione, con la 51esima divisione, il 12esimo corpo d'armata con la 26esima divisione, poi avevamo il gruppo Nassi, il gruppo Bencivenga e successivamente, vabbè, la testa di ponte di Vidor che era stata fatta successivamente, era stata creata qua giù, ma poi lo vedremo nel nostro prosieguo. In più compariranno sempre su questa mappa il secondo corpo d'armata e il 24esimo, che è quello che abbiamo visto prima. Che ve ne ho parlato prima. Allora, tornando a Caporetto, cosa successe? Successe che il 27 di ottobre del 1917 il generale Cadorna diede l'ordine di ripiegamento alle nostre truppe, appunto, che erano posizionate sulle nostre montagne. Tutte ricevettero l'ordine di ripiegamento. Difatti, se voi vedete, queste linee che indicano appunto la linea del fronte, il 27 col numeretto che vedete sopra è la data in cui hanno ricevuto l'ordine di ripiegamento, no? L'ordine di ripiegamento vuol dire tenersi pronti più che di ripiegamento, perché si sperava in ogni caso di riuscire a tamponare in qualche maniera, no? Di conseguenza era un ordine di preparare per ripiegare. E adesso andiamo a vedere nel particolare, vedremo che e perché questo è stato dato questo ordine. Perché naturalmente, allora, seguite un attimino la manina che vedete sullo schermo. Naturalmente, avanzando le truppe tedesche, che avanzavano in questa direzione, accompagnate naturalmente dalle truppe austriache, no, che premevano sulle nostre truppe sorpassando, diciamo che si perdeva il collegamento con la seconda e la terza armata che stava ripiegando, e di conseguenza il ripiegamento è arrivato fino al Piave, quindi vedete, è arrivato in questa posizione della seconda e la terza armata. Di conseguenza, tutte queste truppe sarebbero rimaste tagliate fuori sulle montagne, e questo non poteva succedere, perché come era stata data come primaria importanza il salvataggio della terza armata, che doveva schierarsi appunto sul Piave.
e primaria importanza era anche il ripiegamento della quarta armata in ordine, perché doveva ripiegare dove? Vedete tutte le frecce che indicano i vari ripiegamenti, coinvolgono dove? Sul grappa e sul Piave, perché il grappa è questa zona qui, è quella relativa al grappa, mentre lo schieramento completo della quarta armata è andato fino al Montello. Poi lo vedremo nel dettaglio. Quindi, obbligati a ripiegare, ordine di ripiegamento avuto il 27, il 24esimo corpo d'armata è stato il primo a muoversi, perché già il giorno 28 è iniziato il ripiegamento. Il giorno 28 hanno iniziato i vari reparti, vedete, a scendere lungo queste linee di movimento, quindi l'ala destra è scesa verso Tolmezzo, e poi da Tolmezzo già il giorno 29 avevano tutto il 24esimo corpo d'armata era arrivata ad Ampezzo, quindi era arrivata e si era concentrata ad Ampezzo. Qua il giorno 30 si era rischierata addirittura, in parte si era schierata nuovamente, perché sembrava o si cercava quanto poco di tenere la linea del tagliamento, vedete? Che poi però non è stato possibile tenere, di conseguenza la retrocessione è iniziata. Passiamo, beh, vediamo i fatti man mano. Quindi il 30 si era schierato in questa posizione, e poi successivamente hanno dovuto ripiegare, hanno ripiegato con molta lentezza perché dovevano tenere la fronte montana, in quanto per evitare appunto un eventuale inserimento da parte degli austriaci che incalzavano. Difatti, come potete vedere, sono ritirati poi il 3, giorno 3, una colonna si è ritirata, ecco qua, si è ritirata verso Lorenzago, al passo della Mauria esattamente, mentre una parte si è ritirata, è scesa, vedete, è verso questa direzione. Ok, qui al passo della Mauria hanno dovuto cercare di resistere, difatti abbiamo avuto dei combattimenti tra il 4 di novembre, eravamo già al 3 e 4 novembre, per dar tempo e dar possibilità alle nostre truppe che erano attardate, perché vedete ancora il 3 e il 4, le nostre truppe che facevano parte del primo corpo d'armata, del gruppo Bencivenga, scusate, erano ancora posizionate sulle proprie posizioni montane. Quindi era importante resistere appunto quei giorni per dar modo di ripiegare queste curve, e questo è stato fatto, e tutto sommato ci si sono sacrificati. Queste truppe del 24esimo corpo d'armata si sono sacrificate e hanno dato modo di ripiegare alle nostre truppe che avevano ricevuto l'ordine di preparazione del 27, però hanno iniziato a muoversi il 3 novembre, e il 4 novembre hanno iniziato a muoversi e hanno imboccato la strada verso Calalzo, diciamo, queste erano tutte le truppe che erano posizionate sulle Tre Cime, sulla zona delle Tre Cime, Montepiana, Montepiano, Montecristallo, eccetera, fino alle Tofane. Beh, queste che sono ripiegate in questa zona sono ripiegate da Auronzo o da Cortina, sono ripiegate giù e verso Pieve di Cadore, quindi verso Pieve di Cadore. Poi si sono unite anche in ritirata i ragazzi del 24esimo corpo d'armata verso Pieve di Cadore, e tutto un gruppo della fortezza Cadore Mae, anche loro hanno iniziato il ripiegamento, che erano quelli che rimanevano, che erano in quella zona. È continuato il ripiegamento il giorno 5, il giorno 6, e il giorno, ecco, importante questo. Allora, gli altri reparti del 24esimo corpo d'armata sono ripiegati sempre attraverso le montagne, e sono verso anche loro, verso Longarone, arrivando da Barcis, dalla zona da Erto, tanto per capirci, da
però loro sono arrivati dalla zona montana. Ok, cosa era successo il 9? Il 9, anzi l'8 e il 9. Il 9 c'è stata una grossa battaglia a Longarone perché le truppe tedesche erano riuscite anche loro ad arrivare e tagliare in parte fuori la nostra retroguardia che stava rientrando del gruppo Bencivenga. Passiamo nella parte della 18ª divisione, 18ª divisione che era sistemata sulla Marmolada e arrivava fino al Col di Lana, in definitiva fino al Passo del Falzarego, arrivava 27ª divisione, che è iniziata il ripiegamento anche lei il 3 di novembre. Il 3 e il 4 loro ripiegavano attraverso Agordo, quindi attraverso, adesso la chiamiamo la Gordina, quindi la valle che porta fino a Belluno, ok? Belluno a Sedico, più che Belluno. A quel tempo, adesso c'è la bella strada che porta anche a Belluno, tra parentesi. Quindi sono ripiegati in questa direzione, e il 5, il 6 e il 9 erano già oltre Belluno, erano già in pieno ripiegamento oltre Belluno. Poi avevamo sempre sulla sinistra, avevamo la 17ª divisione. Questa, scusate, questa era la 18ª divisione, forse prima ho detto 27 perché leggendo qua mi sono confuso, era la 18ª questa qui. Questa era, che è la divisione che poi arriverà in grappa. Questa era la 17ª divisione, 17ª divisione che invece ripiegate il 3 e il 4 lungo il Primiero, lungo la valle del Primiero, ok? Avevamo poi naturalmente la 56ª divisione che era schierata sui Lagorai, in definitiva Cima d'Asta, oltre Cima d'Asta, diciamo sui Lagorai, e loro hanno ripiegato anche loro verso il Primiero e poi naturalmente verso la valle, verso la zona di Lamon. Sono ripiegati a Fonzaso, quindi a nord del Grappa, ok? Idem la 15ª divisione che era sistemata sui monti a Cimon Rava, e anche loro sono ripiegati naturalmente verso il Castel Tesino e poi verso Lamon e verso Fonzaso. Invece quella che era più comoda, la 51ª divisione ripiegò quella che ha ricevuto l'ordine di ripiegamento più tardi di tutte, si può dire, perché l'ha ricevuto il 7 di novembre, perché doveva tenere la Valle del Brenta per evitare che gli austriaci irrompessero nella Valle del Brenta e di conseguenza riuscissero a ostacolare la nostra manovra di ripiegamento. Hanno ricevuto l'ordine il 7, l'8 si sono mossi, il 9 sono retrocessi e così via per arrivare anche loro verso il Grappa. Beh, che altro dirvi? Ecco, anche il gruppo che era Cimon Rava, eccetera, della 15ª divisione ha ricevuto l'ordine il 4 di ripiegamento e il 6 si era messa in moto. Allora, vediamo ora lo schieramento che hanno assunto in Grappa queste truppe che sono ripiegate appunto dalle nostre montagne. Allora, noi vediamo, vedete questa linea verde, che il giorno 7 hanno iniziato a schierarsi, e questo era il gruppo Bencivenga, che era il primo che è arrivato in grappa, è iniziato a schierarsi sulla cima, sulla parte mediana, diciamo, del grappa, quella che poi abbiamo tenuto fino alla fine della guerra, fino alla fine del 1918.
Ecco, dovete pensare che qui hanno dovuto iniziare a lavorare, a scavare, creare trincee, creare un po' di tutto, perché c'era poca roba costruita. Il Grappa era stato fortificato nel 1916, all'inizio del 17, solamente verso ovest, perché si aveva sempre paura di un'infiltrazione austriaca dagli altipiani, no? Mentre poi in realtà i problemi sono arrivati da nord-est, di conseguenza tutto bisognava fare, o quasi tutto, e di conseguenza i reparti che arrivavano in grappa dovevano iniziare a scavare trincee, scavare gallerie, ripari, eccetera, 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 tutto quello che serviva poi naturalmente per difendersi. Quindi si sono schierate nella parte centrale del massiccio del Grappa. Teniamo però in mente che nel massiccio del Grappa, in ogni caso, i nostri battaglioni di alpini si erano schierati sulle cime maggiori, perché era idea nostra, che poi è stata abbandonata quasi subito, di riuscire a tenere la linea che andava dal monte Roncone, eccolo qua, Monte Roncone, che quindi siamo proprio sopra al solco Artem-Feltre, che è questo Gismont Feltre-Artem, che è questo solco che vedete qua, no? E il Monte Roncone, e tenere proprio questa linea qua, quindi Monte Roncone e Monte Tomatico. Poi si è vista l'impossibilità di tenere una linea di questo genere, anche perché gli austriaci avevano occupato tutta questa zona e tutta questa zona di qua, di conseguenza si sarebbero trovati investiti dal fuoco delle artiglierie austriache. Sia da est che da ovest, quindi non era insostenibile. In ogni caso, la resistenza su queste cime, sul Tomatico, sul Peuma, su Fontanasecca, sul Monte Roncone, sul Cismon, sul Praciolan, eccetera, ha dato modo di rallentare quella che è stata l'avanzata austriaca e quindi dar modo ai nostri soldati posizionati nella parte mediana di rinforzarsi in maniera notevole. Di seguito poi al gruppo Bencivenga c'era la 17ª divisione, che si era schierata dal Monte Tomba fino a Pederobba, quindi teneva la parte bassa. Questo era il nono corpo d'armata, eccolo qua. Era in questa zona e ha combattuto qua per tutto novembre e dicembre del 1917, fino a quasi fine dicembre, poi vi spiego perché. Una parte sono state portate in riserva, eccole qua, sempre della 17ª divisione, e si sono portate nella zona di Vettorazzi, Virago, dopo Cavaso. In definitiva erano sulle colline a sud di Cavaso del Tomba, verso Castelli, in definitiva, quella zona lì, Sanchesis. La 18ª invece divisione, che è un'altra divisione che poi vedremo importante per noi, si era schierata invece da Pederobba fino alla zona di, come si chiama, di Barche, davanti Vidor. Ok, da Vidor, poi davanti Vidor fino a Nervesa della Battaglia, si era schierato il secondo corpo d'armata. Ok, secondo corpo d'armata, che era arrivato che faceva parte della seconda armata. Sì, faceva parte della seconda armata. Secondo corpo d'armata, che poi vedremo, sarà quello che sarà spedito dove? In Francia. Combatteranno in Francia per tutto il 1918, dopo essere stato ricostituito, perché questi erano abbastanza dei resti che erano arrivati in queste posizioni. Ecco, questo era lo schieramento al 9 di novembre del 1917. Da qui poi inizia la battaglia, naturalmente la battaglia d'arresto, che porterà nel novembre e nel dicembre del 1917 a resistere appunto alle varie pressioni, alla pressione
austriaca che tedesca anche sulle nostre, sul nostro grappa, che questa era la zona di competenza tedesca. Cattureranno, avanzeranno verso ad Alano del Piave, a Quero, eccetera, distruggeranno completamente Quero e quindi si porteranno fino a Fener. Questa era un po' la situazione, ma questo è un altro discorso, magari faremo un altro video per approfondire questa cosa. Allora, questa era la situazione della quarta armata. Verso fine dicembre entrano già alla fine novembre, all'inizio di dicembre del 17 entrano in linea i soldati austriaci, le divisioni austriache, inglesi e francesi che erano venuti in nostro aiuto. Francesi e inglesi che prenderanno le posizioni poi sul Montello, ok, su questa zona, e quindi prenderanno le posizioni del Piave, e i francesi che invece andranno a sostituire la nostra 17esima divisione che era schierata sul Monte Tomba, prendendo proprio le posizioni della 17esima divisione. E con questo direi che abbiamo concluso questa prima parte, e in questa prima parte abbiamo appunto visto la ritirata della quarta armata sul Grappa e in parte sul Piave. Momenti molto delicati, difficili. La quarta armata era stata provata, però era quasi intatta, però ha dovuto prendere una zona di fronte molto importante, molto lunga, e ha dovuto resistere a quelli che erano gli sforzi austriaci e tedeschi per un ulteriore sfondamento. Terminata quindi la battaglia d'arresto, bisognava riorganizzare l'esercito italiano. I primi di gennaio sono stati spesi, del 1918 naturalmente, sono stati spesi per la riorganizzazione dell'esercito italiano. Allora, era stata costituita la quinta armata, che raccoglieva quelli che erano i resti della seconda armata, venivano ripristinati i reparti, venivano rimandati, riassegnati, creati nuovi reparti e venivano risistemate i vari corpi d'armata e le varie armate. La quarta armata si è riposizionata, ha mantenuto sempre il controllo del Monte Grappa, però si è in parte riposizionata e ha sistemato anche le proprie corpi d'armata e divisioni. È stata creata quindi l'armata, gli sono stati assegnati quattro corpi d'armata: il nono, il sesto, il diciottesimo e il primo corpo d'armata. Questi corpi d'armata erano schierati dal fiume Brenta, quindi dalla profonda valle solco del Brenta, alla valle del Piave, al solco del fiume Piave. Quindi tutto Grappa era di competenza della quarta armata. Schierava da ovest verso est il nono corpo d'armata, che era schierato con la diciottesima, a seconda con la diciottesima e la diciassettesima divisione, aveva i suoi ordini. Quindi avevamo la Brigata Calabria, la Bari, l'Abruzzi e la Basilicata. Poi avevamo il sesto corpo d'armata, che era schierato con la quindicesima e cinquantanovesima divisione, il diciottesimo corpo d'armata, che era schierato con la cinquantaseiesima e la prima divisione. Poi avevamo il primo corpo d'armata, che era schierato con la settantesima divisione e la ventiquattresima divisione. Ecco, questa era la sistemazione del quarto corpo d'armata in Grappa da gennaio in poi. Ora vediamo a quello che di cui volevo parlare anche questa sera, ossia dei reparti che sono stati dislocati nella zona
del Grappa d'Ovest e che hanno gravitato attorno a Romano De Zelino. Eccoci qua. Questa è una mappa del 14 di giugno del 1918, quindi siamo alla vigilia della battaglia del Solstizio. Come era schierata la Quarta Armata? Beh, vediamo innanzitutto che il comando della Quarta Armata, eccolo qua, era vicino a Caonorai, a Galliera Veneta in definitiva. Era a Galliera Veneta, in quella grande villa che vedete, che era diventato poi un sanatorio, ok? Ed è sempre rimasto là. Il comando della Quarta Armata è sempre rimasto in quella posizione. Il loro corpo d'armata, che è quello che interessa a noi parlando appunto dei corpi che gravitavano su Romano De Zelino, il nono corpo d'armata è rimasto, perché parliamo del nono? Perché è l'unico corpo d'armata che è rimasto sempre in grappa, non è l'unico, scusate, il nono e il sesto corpo d'armata è rimasto sempre in grappa e ha controllato sempre le posizioni del grappa. Il sesto era posizionato e aveva il comando in Villa Rovero, a San Zenone degli Ezzelini, eccolo qua, vedete, questa è la mappa, ok, Villa Rovero. Questa mappa è molto interessante perché segnano proprio il nome anche delle ville dove erano posizionati i comandi, mentre il nono corpo d'armata era in Villa Cadolfin, a Rosà. Il nono corpo d'armata è sempre rimasto a Cadolfin, tanti di voi lo sapranno. È stata fatta anche una grande festa poi in agosto della Quarta Armata, è stata fatta proprio in villa a Cadolfin. Però era il comando del nono corpo d'armata. Attenzione, perché molte persone, ho notato in tanti anni, si confondono e pensano che la quarta corpo d'armata avesse il comando a Cadolfin. Non è vero, la quarta corpo d'armata ha sempre avuto il suo comando a Galliera Veneta, mentre a Cadolfin c'è sempre stato il comando del nono corpo d'armata. Nono corpo d'armata che aveva le sue dipendenze, cosa? La 17ª divisione e la 17ª, scusate, divisione e la 18ª divisione, che erano composte dalla Brigata Calabria, la 18ª era composta dalla Bari e dalla Calabria, mentre la 17ª era composta dalla Abruzzi e dalla Basilicata. Naturalmente le due divisioni si davano il cambio in prima linea, quindi quando era in prima linea normalmente la 17ª aveva una brigata in seconda schiera e una brigata che era normalmente a riposo. E dov'è che era a riposo? Era proprio nelle zone nostre di fra Romano De Zelino e Bassano del Grappa, dove in queste zone qua. Addirittura la Basilicata, guardate, la Basilicata aveva un comando di brigata, era oltre il quartiere di Voltella, scendendo giù verso Bassano, verso il Brenta. Mentre il 17esimo, per esempio, la 17esima divisione aveva il suo comando in quartiere Rivoltella in questo periodo, e la 18esima, che era quella che era in linea, aveva il suo comando ai Nosalari, eccola qua, era posizionata ai Nosalari come comando. Poi vedremo che si sposteranno nei vari mesi fra i Nosalari, Campeggia, Campo Solagna, eccetera, i comandi di divisione. Normalmente i comandi di divisione venivano portati su quando c'era bisogno di rimanere vicino, quando c'erano delle offensive, quando c'erano dei momenti in cui c'era bisogno di essere più vicini alle truppe. Se no, normalmente il comando divisionale era sempre previsto giù in pianura. Ecco, Romano De Zelino era importante in quel periodo perché l'unica strada che portava fino a Cima Grappa era proprio quella che saliva da Romano De Zelino, che era stata costruita nel 1900, dal giugno del 1916 all'ottobre del 1917, ed era stata voluta dal generale Luigi Cadorna, che aveva voluto costruire una strada per arrivare fin su a Cima Grappa, che è qua, eccolo qua, Monte Grappa, ok? Quindi
una strada che saliva 25 km di strada che da Romano salisse fino a Cima Grappa. Molto importante per noi perché? Perché questa strada era importante per le nostre divisioni, perché passava anche proprio nella zona del Campo Sollagna, quindi passava fino a Ponte San Lorenzo, poi saliva su verso, verso la Valle Oro e saliva su fino al Grappa. Quindi era un'arteria importantissima, quindi il traffico maggiore del nono e del sesto corpo d'armata passava quasi esclusivamente da Romano De Zelino, in parte quello del sesto, perché il sesto aveva anche da Semunzio un'altra strada che però non era stata completamente terminata, che saliva su anche lei verso il Grappa. Allora, questa era la situazione il 14 del 6 del 1918. Adesso io passerei a un'altra carta, ecco qua, questa è un'altra carta che è molto interessante anche questa, perché questa è del 18 di agosto del 1918. Da questo capite come nulla era stabile, tutto si muoveva, no? Durante la guerra, quindi tutto si spostava e tutto si muoveva. Qua possiamo notare per esempio che il nono è sempre a Cadolfin, il comando naturalmente del corpo d'armata. La 17ª divisione invece era a Bassano a Riva, in Villa Riva, e mentre la 18ª era proprio a Romano De Zelino. E dov'è che si era sistemata? In Villa Cacornaro a Romano De Zelino è diventata comando di divisione, mentre in Oselari era subentrata la 11ª divisione. Perché la 11ª divisione? Adesso se volete ve lo spiego. Perché cosa era successo dopo la battaglia del Sostizio? Dopo la battaglia del Sostizio e lo sfondamento che aveva visto la conquista del Moschin e la perdita del Fenilon e del Fagheron, e dopo naturalmente la nostra controffensiva che aveva ripreso queste montagne, c'è stato uno scambio abbastanza pesante di accuse fra il comandante generale Giardino dell'armata del Grappa. Siamo al 23 di ottobre del 1918, vigilia dell'ultima battaglia di Vittorio Veneto. Questa mappa è una mappa molto interessante, voglio fargliela vedere, ed sono tutti gli spostamenti delle varie divisioni prima appunto della battaglia di Vittorio Veneto. È molto interessante perché vi dà e vi fa capire la difficoltà anche nell'organizzare i trasporti e nel muovere una massa di uomini così enorme da una parte all'altra dell'Italia. In particolare adesso andiamo a vedere sempre la nostra zona, eccola qua, di Romano De Zelino e De Grappa, con la 17ª divisione e la 18ª divisione che per l'occasione erano state portate tutte e due in linea. Nel video precedente che ho fatto del primo giorno della battaglia finale, no, ho spiegato quali erano appunto le loro zone di competenza, no? Per rinforzare, e questo è successo proprio all'ultimo minuto, il giorno 22 addirittura il giorno 22
E quindi 2 giorni prima dell'inizio dell'attacco, che vi ricordo che è iniziato la notte dal 23 al 24, no? È stata rinforzata, il nono corpo d'armata è stato rinforzato con un'altra divisione, con la 21ª divisione. Allora, tanto per farvi capire, guardate da dove arrivava la 21ª divisione. La 21ª divisione arrivava da Salò, era in riserva, era nelle Giudicarie, quindi era in riserva nella zona vicino a Salò, e da qua ha ricevuto l'ordine, dal 2 al 5 di ottobre è iniziato lo spostamento verso, naturalmente, verso doveva andare a rinforzare le nostre truppe sul Piave. No, dopodiché è arrivata, eccolo qui, è arrivata a Travettore il 21. Il 21 poi è andata a Castione, quindi era vicino a Castione, e il 21 ha ricevuto ordine di sì, il 21, il 16, scusate, ha ricevuto ordine di trasferirsi. Il 16 si era trasferito appunto a Castione, e il 22 ha ricevuto ordine, il 22 si è trasferita dove? A Romano d'Ezzelino. Quindi anche questa divisione è arrivata a Romano d'Ezzelino, ed era una divisione che vedremo poi è quella che ha dato il cambio alla 18ª, quando è stata sostituita dalla prima linea. Cambiamo mappa. Ecco qua, questa è un'altra mappa. Qui siamo al 28 di ottobre. Ci sono già stati vari combattimenti in grappa. La brigata Bari era stata compromessa dagli assalti a vuoto verso l'Asolone, in cui ha avuto perdite spaventose, ed era stata ritirata dalla prima linea. Di conseguenza, la Bari rientra a Romano d'Ezzelino, ecco qua, è stata dislocata nella zona di Romano d'Ezzelino, esattamente nella zona di San Giacomo e Fellette. In questa zona si era sistemata la Bari per essere ricostituita. In quel periodo lì, i comandi divisionali erano su in grappa, perché il 17° era a Camposolagna, subito passato Camposolagna, quando si scende prima di arrivare sulla strada che porta su a Casare Andreon, lì sulla sinistra, lì c'era il comando divisionale, e la 21ª, che era stata portata quindi in prima linea perché doveva rinforzare, in parte sostituire la brigata Bari che è stata ritirata, era stata portata, aveva il comando a Campeggia, e idem la 18ª aveva comando sempre a Campeggia. Ecco, guardate che questa è una mappa molto interessante, vedete? Passiamo ulteriormente. Ecco, questa è sempre la mappa del 28. Il comando del 9 era sempre a Rosà, come vi dicevo, del 9 Corpo d'Armata, e a Gallia era sempre il comando della quarta armata. A Rossano, invece, perché così visto che ce l'abbiamo sotto mano, c'era il comando della 12ª armata, che era comando francese. I francesi avevano il loro comando a Rossano, che è Veneto. Cambiamo, ma qui siamo al 31 di ottobre, ossia siamo verso la fine della guerra. È interessante perché la Bari, vedete, è sempre laggiù. I comandi, in quanto la Calabria era rimasta in prima linea, di conseguenza i comandi divisionali della 18ª, della 21ª e della 17ª continuavano a rimanere su in montagna, perché erano più vicini alle truppe che dovevano dirigere. Passiamo a un'altra mappa ancora che è interessante. Ecco qua, questa è l'ultima mappa che vi farò vedere stasera. È una mappa interessante perché questa mappa qua è del 4 dell'11, quindi siamo alla fine della guerra, e vediamo come si erano spostati tutte quante le nostre divisioni. Allora,
il nono corpo d'armata era sempre rimasto a Cadolfin, si stava bene su quella villa molto probabilmente, non si sono mai spostati durante tutta questa parte di guerra. La brigata Calabria era stata anche lei ritirata ed era stata sistemata verso Bassano, perché era stata ritirata anche lei in quanto anche lei aveva subito parecchie perdite. La Bari, come vi dicevo, era sempre sistemata a San Giacomo e a Fellette. La diciottesima aveva ripreso la sua originaria posizione a Cacornaro, quindi si era ristabilito il comando della diciottesima divisione a Cacornaro, anche perché aveva tutte e due le sue brigate lì giù. Vediamo che fine aveva fatto la diciassettesima. La diciassettesima invece aveva continuato. La diciassettesima era a Strigno, si era spostata a Strigno perché i suoi reparti erano scesi dal Grappa e avevano incalzato gli austriaci tutti nei primi giorni di novembre, e li aveva forzati fino, li aveva, ed era arrivata appunto fino a Strigno. La ventunesima invece il comando si era fermato anche a Grigno come comando divisionale, e i suoi reparti erano anche loro tutti nella zona che andava da Borgo Valsugana a Novaledo, eccetera. Quindi eravamo andati ben al di là di quelli che erano i punti che avevamo, il nostro vecchio confine, diciamo. Ecco, questo è un po' quello che volevo farvi vedere. Sull'impatto appunto che le truppe hanno avuto, diciamo che la diciottesima divisione, diciassettesima, il nono corpo d'armata, ecco, gravitava appunto sulla zona di Romano De Zelino. Bene, anche questo video è terminato. Spero che sia di vostro gradimento. Vi ricordo, per vedere altri video pubblicati, no, il canale è Carlo Grigolone. Un caro saluto a tutti e ci rivedremo su questo canale con i prossimi video.